Il CAF viene chiesto anche in questo particolare momento di effettuare gli ISE, e gli ISE sono una dichiarazione propedeutica per quanto riguarda la richiesta di altri servizi sociali, come ad esempio il reddito di cittadinanza che necessita di avere un ISE, oppure la riduzione delle tasse universitarie per gli studenti che hanno bisogno di un ISE, ma nell'ultimo anno c'è stata anche la richiesta dell'ISE per quanto riguarda gli assegni familiari, che adesso si chiama assegno unico. Ecco, questo è importante sottolinearlo perché ha fatto sì che in questo anno 2022 le ISE prodotte da tutti i CAF sono 10 milioni, quindi un numero veramente notevole e importante, che ci fa dire che anche nel prossimo anno i CAF saranno chiamati a fare questo tipo di servizio. Purtroppo l'INPS, avendo pochi un finanziamento non idoneo a coprire questi crescenti numeri di ISE, ha già annunciato ai CAF, quindi anche a noi, che il prossimo anno non è in grado, non sarà in grado di pagare tutti gli ISE, quindi farà una richiesta di compartecipazione da parte dei cittadini per pagare l'ISE, che oggi è assolutamente gratuito. Quindi in questo periodo stiamo contrattando con l'INPS. Noi siamo un CAF sociale, siamo ovviamente il CAF della CISL e riteniamo che non sia giusto chiedere una compartecipazione per l'ISE universitario, per l'ISE reddito di cittadinanza, per l'ISE assegni familiari. E quindi stiamo aspettando il nuovo governo per verificare con i nuovi ministri se riusciamo a trovare le risorse per evitare di portare a pagamento l'ISE.